chiamo Lorenzo Cantini di Kenstrapper, sono il cofondatore di questa azienda di Firenze e ci occupiamo di stampanti tridimensionali. Le stampanti 3D sono una tecnologia che permette di realizzare un oggetto a partire da un modello tridimensionale. E qui a SMAU Milano 2015 presentiamo il nostro modello Zero, che è una macchina, una stampante tridimensionale, che ha delle innovazioni rispetto a tutte le altre che si possono trovare in commercio, come per esempio il sistema di autocalibrazione, per cui in 150 secondi la macchina si autocalibra ed è pronta a stampare. Vi è poi uno schermo touchscreen per poter gestire la stampa con quattro icone principali, quindi in maniera assai semplice e intuitiva. E poi ci sono dei sistemi che riconoscono se la corrente va via o il filamento termine, permettendo di salvare il lavoro. Quindi non si perde il lavoro se si verifica una di queste problematiche. È una soluzione professionale che noi abbiamo sviluppato per le aziende o per i professionisti. Questa stampante utilizza tre barre trapezoidali per il movimento dell'asse Z e questo ci permette una risoluzione in Z fino a 5 micron, mentre utilizzando i binari per l'asse X e Y permette di raggiungere una velocità massima fino a 300 mm al secondo con una risoluzione nominale sugli assi di 12,5 micron. La struttura utilizzata è una struttura realizzata in acciaio, poi verniciato in post lavorazione con dei punti luce fatti in plexiglass arancione. La risoluzione massima nell'asse Z è di 20 micron, quindi riusciamo a ottenere degli oggetti con una risoluzione veramente elevata. È un prodotto appunto italiano, viene prodotta questa macchina a Firenze. E il vantaggio di questa tecnologia, o comunque della soluzione che noi proponiamo, è quella di poter realizzare dei pezzi anche con forme assai complesse in un unico pezzo. Per esempio, questo oggetto qui, questo prototipo di braccialetto, è realizzato direttamente in un unico pezzo. Quindi non sono più pezzi assemblati, ma un unico stampato in un pezzo solo.